Ragazzi, siamo di nuovo qui su The Witcher 3 Wild Hunt. E ciao ragazzi, io sono Zero e oggi siamo finalmente qui, come ho già detto, su The Witcher 3 Wild Hunt. Comunque, ha detto che la nostra giovane fanciulla, cioè Ciri, quella tizia lì, è comunque poco concentrata, non sta troppo sui libri, queste stronzate qui, quindi diciamo che non arrabbiarti con lei, dai, è inutile. Non ti arrabbiare con lei. Perché non? Il whippersnapper rifiuta di fare quello che le dice. Ti piace questo di lei? Bene. Suppongo che sono parte da blame. Ma questo deve finire. Ora. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that if she's to become one of us. I'll see you below. Va bene capo, va bene, va bene, va bene. Vediamo sì di cosa sta facendo. Comunque l'unico problema di questo gioco sono un po' di cali di frame che vanno qua e là, ma nulla di preoccupante a quanto pare. Quindi Ciri, va per la miseria, meglio di Jackie Chan. Sì, sì, vedi, hai sbagliato. Non è un gioco, una spada di legno quella, porca miseria. Ok. E colpisci. Va bene. Questo è quanto. Hai sbagliato tutto! Vedi? Lo sapevo. Lo sapevo. Cazzo. È duro, Geralt. Però le moto che passano fuori casa, davvero. L'incazzatura a mille. Enough, get down. What do you think? Okay. All right. Take off the blindfold. Oh, cazzo, aveva una benda, sul serio. You got work to do. Your reflexes are still slow. Sì, infatti, è proprio così. Think drowners or striggers will go. Altre moto con questi biker di merda. Ok, scusate. Though in your shoes I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions, unwise. Well, yes, but that was horribly dull. I know, and you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Me lo auguro. Better not. Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of slugs covered in salt. Che bello! Exactly. So you best behave. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Vabbè ragazzi, questo è un tutorial, lo faccio da solo, poi ci vediamo qui dopo aver finito il tutorial. Bene, abbiamo finito il tutorial ed eccoci qua. Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. È stata la lumaca, non sono stato io. Ok. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the panthera tigris that in Zeracania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. Non te la caverai così facilmente, potevi dirlo subito che avevi l'esercizio mentre Mesvir dormiva. Beh, sì, direi giù. Questo. So you did the reading. Why not admit it right off? Never pounce on an advantage as soon as it appears. Wait till it stands to have maximum effect. Uncle Vesemir's words. Well, you're a quick study. In due parole ha cambiato idea subito, va bene. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Evviva! Stop groaning and grab a sword. Vorrei anche io colpire con una spada un manichino, sai? Sarebbe divertente anche. Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Come vuoi tu, zio, Sì, ti guardo con la faccia schifata. Vabbè, sì, facciamo anche un po' di tutorial, dai. Ve lo faccio vedere appunto perché il combattimento è più interessante del correre e saltare su alberi.
Quindi vediamo finalmente come si combatte in questo bel gioco. Vi assicuro che è un qualcosa di davvero incredibile. Perché The Witcher è uno dei pochi giochi che ha un combattimento, un combat system, diciamo, tanto bello quanto ripetitivo, sì, ma comunque la ripetizione è buona perché comunque è importante. Adesso, vabbè, vi spiego io un po' di cose senza leggere le introduzioni, queste cose qui. Insomma, a sinistra prende la spada, ok, vabbè, tutto quello che vuoi. Dunque, allora, incominciamo a dire subito, Geralt, come vi ho detto, è molto bravo con le spade, come potete vedere qui, possiamo attaccare, fare tutto quanto e possiamo anche schivare con cerchio. Appena lui ci starà per colpire, noi facciamo cerchio così e schiverà. Ci sono anche le capriole che vi farò vedere dopo. Inoltre, diciamo che Geralt, come vi ho detto, è un Witcher, quindi sa usare anche poteri magici che molte persone non saprebbero utilizzare. Quindi, come ad esempio, il fuoco dalle mani, un colpo di esplosione dalle mani, una trappola per terra, un colpo di energia senza farsi uccidere. Insomma, sono molte cose molto utili e molto interessanti che useremo nella lotta e nei combattimenti per facilitarci molto le cose. È davvero molto importante farlo sempre perché, pur avendo scelto comunque una difficoltà molto alta, ho bisogno appunto di sapere tutte le abilità di cui si ha bisogno, insomma, di cui abbiamo bisogno per poter fare un combattimento adeguato. Perché adesso, semplicemente, quando noi abbiamo dei nemici davanti, dobbiamo utilizzare anche un po' di strategia, perché questo gioco è fatto anche di molta strategia, assolutamente, altrimenti vi uccidono. Quindi esistono tre tipi di alberi, allora quattro se non sbaglio. Quello della spada, questo lo so perché c'era in The Witcher 2, adesso non ricordo precisamente. Comunque, c'erano quattro alberi, il primo è quello appunto della spada, che ci permetterà di fare colpi più veloci, più potenti, esecuzioni, eccetera. E poi ci saranno i segni, come abbiamo potuto vedere da qui, che aumenterà la loro potenza, aumenteranno la loro resistenza e tutto quello di cui abbiamo bisogno per Igni, ok? Tutto quello di cui abbiamo bisogno per il potere magico. In più, poi ci sono gli alberi dell'alchimia che ci permette di creare pozioni che ci danno un certo numero di vita in più, un certo numero di cose. Quindi, tante cose che sono utili per un combattimento perché appunto, cazzo, ho sbagliato tasto, perché appunto senza quelle potremmo morire molto velocemente visto che la vita è bassa e queste cose qui. Infine c'è l'albero della resistenza, ovvero della persona, che ci aumenta la vita, aumenta la resistenza, aumenta la velocità, aumenta, insomma, tutto quello che c'è, diciamo, di personale. Come, beh, scusatemi, ho scusato il tasto. Qui, ok. Tutto ciò che c'è di personale di Geralt, diciamo. Poi questo qui lo stordisce. Vabbè, i segni, come abbiamo potuto vedere, sono molti e tutti molto importanti. Allora, questo qui è Igni, che spara il fuoco. Questo qui Axie, che come abbiamo visto difende, diciamo, controlla la mente degli avversari. Questo qui Yharda, che è una scarica cinetica. Poi c'è Quinn, uno scudo protettivo. E Yharden, invece, Yharden, come cazzo si chiama, è invece una trappola magica che si usa per terra. Adesso abbiamo fatto le basi del gioco. Cazzo, stupido vecchio! Abbiamo fatto le basi. Usiamo un po' di poteri magici, come abbiamo visto con gli altri qua sono. Adesso vediamo anche questo qui, che sarebbe appunto la trappola. In questo cerchio i nemici sono molto più deboli e molto più vulnerabili. Genera quindi, come abbiamo potuto vedere, che rallenta l'avversario e il nemico, quello che cavolo è. Quindi, adesso prendiamo anche le bombe, perché ci sono anche bombe, pugnali, una cosa incredibile di oggetti, ragazzi. E che si possono creare armature, armi, un bordello di roba. Quindi, adesso che vi ho detto questo, vediamo che altro c'è da fare qui nei dintorni, perché si corre, si salta, si fa un bordello di roba, ragazzi. Insomma, sapete com'è. Adesso ci lanceremo un po' di bombe qui là. Vediamo, ok, va bene. E con sinistra o destra si rinfodera l'arma. Ma noi continuiamo a spaccargli il culo! Come se non ci fossero domani! Spacca il culo a Joe Johnny! No, 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 Joe Johnny, aspetti, aspetti. Aspetti, no, volevo solo un po' di conforto da lei. Per l'amor del cielo, Joe Johnny. Oh, Joe Johnny è cazzuto però, ragazzi, Non vorrei dirlo, ma. Joe Johnny, i tasti, ragazzi. Joe Johnny, Joe Johnny, prenda fuoco, Joe Johnny! Prenda fuoco! Vedi, si è incazzato. Ok, basta. No, no, togli. Perfetto, possiamo andare. Bene, vediamo che altro c'è. Oddio, che brutalità, donna. I cani di frame. Oddio, i cani di frame. Che cazzo succede? Ehi, non sfottere quella bambina. Non far arrabbiarla, altrimenti ti tirano testate con la spada. Sì, quello. Esatto. Lo è. Che bello, un bel lavoro. Qualcosa che non va? Cosa? Ragazzi, scusate, so che non dovrei commentare, ma
C'è qualcosa che non va in questo manichino. Oh, cazzo! Adesso siamo sicuri che è un sogno, ragazzi. Vabbè, sto zitto, vedetevi un po' la storia, non posso parlare sempre. Ci risveglieremo? Ok, era un sogno. Grazie a Dio era un sogno, altrimenti non ci avrei capito più un cazzo sul serio. Va bene, quindi stavamo solo dormendo. Meglio così, meglio così. Le macchine e le moto che passano fuori strada è un qualcosa di incomprensibile, ragazzi, dannazione. Take forever to explain. Dawn, some way off. We've got time. Ho sognato Ken Morton, quella roba lì. Started in the guest room at Ken Warren. I was relaxing in the tub and next to me. Triss. Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seems so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. Lo so, non sono preoccupato. Poi ci addestravamo con Siri. Vabbè, continuiamo a spiegargli il sogno. In a dream, I went and found Siri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger. But none had her character. Minchia, più forte di Siri, che avevi? Gesù Cristo al servizio. No. A wild hunt appeared, attacked Siri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. Siri nei miei sogni potrebbe significare che è in pericolo. Vabbè, non pensiamo a questo, è ora di andare. Be down soon. Time to go. Beh, ragazzi, devo scusarmi molto perché credo che questo The Witcher parli del primo. Io puntualmente il primo non l'ho giocato. Quindi, nel caso appunto voleste sapere qualcosa di più, qualcosa che non so, dovrete documentarvi da soli. Mi dispiace davvero molto. Quindi, continuiamo a vedere. Stop talking for a minute and give me the letter. About that. Evviva! The smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? È una questione privata. Un unicorno impagliato, lo usavamo come letto. Credo è una cosa privata, dai, non voglio saperlo neanche. That's private. Very private. I understand. At least I think I do. Maybe not entirely, but perhaps that's for the best. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh. But it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. Oh, ghoul, bene. Ma ragazzi, uccideremo questi ghoul nel prossimo video gameplay. Sono un grande bastardo e ne sono consapevole. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che questi video vi stiano piacendo di The Witcher 3, anche se non commento molto, ma purtroppo il gioco è questo. Quindi noi ci vediamo come sempre e come al solito in un prossimo video gameplay. Bye bye!